Dal Ministero arriva la conferma. La linea ferroviaria Nuoro-Basanta si farà. Dopo Roma, vertice oggi a Nuoro in prefettura, dove il rappresentante di governo ha incontrato tutte le istituzioni interessate. Prefetto, oggi una riunione importante per collegare, diciamo, Nuoro al resto della Sardegna in modo finalmente moderno. Sì, oggi è stata una giornata che potremmo definire storica per Nuoro perché abbiamo avuto l'ulteriore conferma dal Ministero dei Trasporti e da Ferrovie Italiane, anzi abbiamo avuto la certezza che la linea ferroviaria Nuoro a Basanta si realizzerà, permettendo quindi di collegare il nostro territorio con la dorsale sarda, quindi con Cagliari, Sassari e Olbia. Finalmente questa è la prima riunione che si fa, diciamo, in presenza a Nuoro dopo quella di Roma. Sì, dal 2 agosto, dalla prima riunione di Nuoro, i lavori sono andati avanti, ovviamente, nel senso che comunque Ferrovie Italiane ha cominciato a lavorare fin da subito e abbiamo interloquito spesso con loro, abbiamo fatto le riunioni in videoconferenza, quindi questa è la prima riunione in presenza, ma è soltanto una tappa di un percorso che è già cominciato e che continuerà. Dottor Dionisi, quali sono le prossime tappe? Beh, la tappa fondamentale è quella di ultimare lo studio di fattibilità che Ferrovie Italiane sta facendo e per capire proprio centimetro per centimetro di questa nuova linea l'impatto e avrà bisogno ovviamente del contributo di tutti, dalla provincia, alla regione, ai comuni, per poter avere tutti quei dati necessari per completare questo studio.